La promessa, anticipazioni. Il drastico piano di Yana. Lunedì, 17 luglio 2023. Romulo scambia Yana per un'ex domestica che lavorava nella fattoria in passato. Yana si preoccupa e teme che qualcuno scopra la verità sulle sue origini e sul fatto che sua madre era molto presente alla promessa. Si viene a sapere che Candela ha aggiunto delle noci al cibo di Eugenia, ovviamente in buona fede, ma dimenticando che quest'ultima non può assumerle a causa di un'allergia. Candela viene quindi accusata di aver messo a rischio la vita della donna in un momento così delicato per la sua salute. La cuoca si difende e dà la colpa alla sua assistente, davanti a Pia che assiste a tutta la scena. Maria Fernandez segue le indicazioni del medico e cambia i farmaci di Eugenia, che nel frattempo sembra migliorare di giorno in giorno. E, sempre più sveglia e lucida, ed anche Cruz è entusiasta vedendo la sorella così presente visto che prima non lo era mai stata. Padre Camilo si mostra molto interessato a Manuel e gli fa tante domande. Grazie alla sua retorica e al suo modo di parlare convincente, gli strappa tante informazioni su di sé e sulla promessa. Martedì, 18 luglio 2023. Cruz va a congratularsi con il responsabile della cucina per gli ottimi piatti che in questo periodo stanno servendo. La servitù va in crisi dato che nessuno sa ancora che dietro tutto questo c'è Lope. Padre Camilo riceve una strana lettera ma non racconta la verità a nessuno sul contenuto, mentre inizia ad avvicinarsi sempre di più a Yana e Manuel, ed ottiene sempre più informazioni sul loro conto. Yana inizia a capire che il sacerdote vuole ottenere qualcosa da loro visto che fa tutte queste domande. Maria Fernandez, che sembrava sul punto di svelare la verità alla Marchesa sulla presenza di Lope in cucina, alla fine riesce a tacere e finge. Eugenia è sempre più lucida e non è mai stata così bene. Alla fine si scopre che questo non è grazie alle cure di Maria Fernandez, ma è Yana che segretamente le sta abbassando il dosaggio dei farmaci. L'obiettivo è quella di farla tornare abbastanza lucida da raccontarle il passato, ed in effetti, Eugenia è attiva e sembra non avere più quei problemi che l'hanno sempre colpita. Eugenia stessa racconta che ora si sente molto meglio. Mercoledì, 19 luglio 2023. Pia si rende conto che Teresa sta trascorrendo più tempo con il barone Juan, e che quest'ultimo le sta iniziando a fare molti regali. La domestica è preoccupata perché teme che, dopo di lei, anche Teresa possa essere vittima di violenze. Quindi si confronta con Romulo. Teresa, però, dice a Pia che non deve preoccuparsi perché probabilmente il barone intende soltanto ringraziarla per i servizi che sta prestando alla famiglia. Salvador decide di mettere da parte la timidezza e di fare la proposta che tanto sta aspettando. Jimena cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione di Manuel, ma lui sembra avere occhi soltanto per i suoi aerei, la sua grande passione, e per Yana. Jimena quindi decide di lasciare la promessa e di allontanarsi per un po', così potrà avere più chiari i suoi sentimenti e magari anche Manuel sentirà la sua mancanza e capirà di provare qualcosa per lei. Petra si accorge che Salvador si sta avvicinando a Maria Fernandez e capisce la sua intenzione di chiederle presto di diventare la sua fidanzata. Petra si intromette ritenendo indecorosa la situazione e fa in modo che Romulo rimproveri la coppia. Salvador si sente ferito dalla situazione. Giovedì, 20 luglio 2023. Manuel confessa ancora una volta a Yana quello che prova davvero. La domestica lo respinge e gli dice che è impossibile che loro due abbiano una relazione, considerando che lui è il marchese e il futuro erede dei Luyan mentre lei è soltanto una domestica. Pia si accorge che Teresa continua a passare molto tempo con il barone e prova ad intervenire. E Petra a fermarla e ad avvertirla che non deve più permettersi di disturbare il barone Juan in questo modo, altrimenti rischia di perdere il suo lavoro. Don Camilo viene sottoposto a tante domande da parte dei membri della servitù, che vorrebbero conoscerlo meglio. Lui è molto evasivo e decide di non parlare del suo passato. Si capisce che quindi il parroco sta nascondendo qualcosa anche dal modo furtivo in cui cerca di ottenere informazioni su tutti gli abitanti della promessa. Leonor vuole sapere tutta la verità sulla relazione tra Mauro e Teresa, e cerca di capire se c'è ancora qualcosa tra di loro oppure no. La ragazza non riesce a darsi pace e desidera attirare l'attenzione di Mauro, per capire se i suoi sentimenti sono sempre ricambiati o se è cambiato qualcosa. Venerdì, 21 luglio 2023.
Jimena riferisce a Cruz che tornerà a stare dai suoi genitori, visto che continuare a soggiornare alla Promessa non ha alcun senso. Suo marito ha perso la vita e Manuel non le dà alcuna attenzione. Cruz teme che stia sfuggendo l'unica possibilità di risollevare le finanze della famiglia e, dopo aver chiesto aiuto ad Alonso, cerca in tutti i modi di far cambiare idea alla giovane. Yana ormai è certa che Don Camilo stia nascondendo qualcosa e coinvolge Salvador nella sua ipotesi. I due iniziano ad indagare con i mezzi che hanno a disposizione per cercare di capire che cosa sta cercando di fare il parroco. Il medico va a visitare Eugenia e scopre che la donna non ha rispettato le dosi consigliate dei farmaci. Maria Fernandez è ignara di tutto. Lope riceve la visita di un ragazzo che si fa chiamare Miguel, mentre il barone Juan dice a Teresa di avere un lavoro da offrirle. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi qualcuno si accorgerà delle manovre di Yana oppure no? A voi i commenti!